Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video H&M, ebbene siamo andati da H&M, ho provato diversi outfit, quindi vedremo veramente un sacco di capi in questo video, incluso un paio di sandali veramente carini. E se questa tipologia di video vi piace, come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Iniziamo subito dal primo outfit che è uno slip dress. Quest'anno li troviamo veramente ovunque, tocco di colore. C'era in beige, ma ho deciso di provarlo arancione e vi confermo che a me gli slip dress stanno malissimo. Non so se perché ho il fisico, diciamo, a pera, clessidra troppo accentuato sui fianchi. In ogni caso non me li vedo, ma ve lo faccio vedere per chi ha un fisico, diciamo, che si presta a questo tipo di vestiti. Molto carino, scende piuttosto corto, lascia la schiena praticamente completamente scoperta. La punta di arancio è davvero davvero bella. Li ho provati insieme a questi sandali che vedremo in tutto il try on haul e alla fine vi farò vedere il codice. Vi lascio come sempre di tutti i capi i codici, i prezzi e vedete la taglia che io ho provato. In questo caso ho provato una taglia M, la vestibilità era buona, però purtroppo sul mio fisico trovo che non lo valorizzava. Il prossimo capo che vediamo è un vestitino con il cutout, molto carino anche lui, un pochino più lungo, scivolato, leggermente trasparente in controluce, molto bello però appunto per chi ha un seno abbondante non riusciva a coprire completamente il mio reggiseno, quindi o è da indossare senza o insomma serve un seno più piccolo. Ve lo faccio vedere indossato, è diciamo una lunghezza giusta, ha una bellissima vestibilità, l'unica pecca appunto è questo cutout che lascia un po' intravedere, un po' corto sulla parte superiore e rimane leggermente trasparente, però di per sé il vestitino è molto molto carino e ha questo scollo particolare molto audace. Terzo outfit, e questo mi è piaciuto, questo mi è piaciuto anche sul mio fisico, è un abito molto lungo in satin e ha questa fantasia di colori sull'azzurro, un po' effetto acquerello, molto bello, e ha il cinturino in vita che si lega. Scende ad A, quindi molto largo, possiamo andare a stringerlo appunto col suo cinturino oppure mettere noi un cinturone. O addirittura lasciarlo senza nulla. Molto particolare lo scollo perché viene accollato ma arricciato allo stesso tempo e trovo che questo scollo sia molto fine. Lo utilizzo spesso, diciamo l'alter neck, nelle mie magliette. Mi piace moltissimo questo tipo di scollo. Lo trovo uno degli scolli più raffinati per la primavera estate. E adesso ridiamo perché ho voluto provare un set che poi set secondo me non era perché
c'erano delle discrepanze sia di tessuto che di colore tra il top e il pantalone, e penso sia la prima volta che mi vedrete con tutta la panza de fora. Non fa per me assolutamente, non l'avrei comprato, forse il pantalone da abbinare a qualcosa di più lungo. Il pantalone è molto carino, il crop top secondo me non è fattibile, ma perché arriva appena sotto il seno, ed ha questa fantasia zebrata, animalie, sull'arancione pesca. Magari il pantalone in abbinato a una maglia, però la vita non era molto alta, rimaneva proprio all'ombelico. Io, se fosse stata un pochino più alta, li avrei presi i pantaloni. In questo caso non me la sono sentita di prendere il pantalone. Non sono assolutamente confident con tutta quella pancia di fuori se non in spiaggia con il costume a due pezzi. E niente, ce lo guardiamo. Adesso abbiamo un completo in stile Federica, ovvero sono i classici completi che io adoro. Abbiamo un body che sulla schiena è molto scollato. Io l'ho preso l'anno scorso uguale, bianco con i fiorellini azzurri. Quest'anno l'ho provato in beige. Sono dei top a costine di una... sono dei body a costine di una morbidezza assoluta, veramente comodi. Il problema è che hanno tutta la schiena scoperta, quindi vanno indossati senza reggiseno o con un reggiseno che non abbia nulla sul retro. È molto bello, e c'era anche leopardato, se vi piace il genere, e gli ho abbinato una gonna non foderata, quindi diciamo che la gonna non è che mascherasse più di tanto, magari con una pancerina sotto, che ha uno spacco, però è veramente leggera e fresca, quindi in piena estate gonna super approvata, gonna midi appunto con lo spacco laterale, una fantasia sul marrone beige molto particolare. Vediamoci questo outfit che io trovo molto fine. Il prossimo outfit è un abito giallo, e vi dico già che stampa, perché stampa veramente, però il tessuto, se avete il fisico perfetto o vi sentite a vostro agio con gli abiti molto aderenti, ve lo consiglio, perché è di una maglina veramente fatta bene, rifinita bene. Sul retro ha un incrocio, è bellissimo, ed è tutto giallo, giallissimo proprio, a costine, lunghezza midi, molto aderente. Io non ho pensato di comprarlo per come mi stava, non trovavo che mi donasse particolarmente, però se vi piace questo genere di abiti, per me è veramente bellissimo. Guardiamocelo indossato.
Poi passiamo a una jumpsuit, che è una tutina pantaloncino ideale come copricostume. Era carina perché aveva tutto questo fogliame verde così, quindi ho deciso di provarla anche per dare un po' un'idea di estate. Ha tutte queste palme, foglie sul verde su base bianca e il taglio è molto carino, anche lo scollo, perché si intreccia davanti lo scollo, si allaccia sul di dietro e il cotone è veramente confortevole, bellissima, e come copricostume per me è veramente bella. Ve la faccio vedere indossata. Passiamo a un outfit due pezzi con un pantaloncino di cui non ho capito la vestibilità, ve lo giuro. Dovrei aver provato una taglia media e mi stava larghissima in vita, ma proprio larga, ma non abbracciava bene la vita. Secondo me anche la taglia S mi sarebbe stata, insomma, sarebbe andata male. Però il pantaloncino è bello, è tipo lino, base bianca con i fiori sull'azzurro e blu e sopra un bellissimo top, anche qui siamo sul crop, color panna con la manica palloncino, molto bello. Peccato il pantalone, perché questi pantaloni quando non vestono bene tendono a fare il marsupio sul davanti, dico io, quindi a evidenziare la pancia ed aumentarla. Anche se abbiamo poca pancia, io mi vedo proprio un marsupio davanti con questo pantalone. Vi faccio vedere il completo indossato, così vi do anche un po' più l'idea di quello che intendo per marsupio. Concludiamo questo video try on haul di H&M di novità con un completo formato da un pantalone che, visto così, potrebbe sembrare anche il pantalone di un pigiama in seta, però è veramente, secondo me, elegante perché è color panna e ha queste righe trasversali nere. Gli ho voluto abbinare, per spezzare un po', un top fatto all'uncinetto nero che può essere portato sia con la spallina regolare che con la spallina abbassata, quindi lasciando le spalle di fuori. Il completo è abbastanza carino, non mi ha convinto a tal punto da acquistarlo, però nell'insieme trovo che siano veramente due bei capi e con questi concludiamo il try on haul. Bene ragazze, questo è stato un po' il try on haul delle novità che ho provato da H&M. Spero che vi sia utile.
innanzitutto e spero che vi abbia fatto piacere come sempre trascorrere del tempo in mia compagnia. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video, come sempre vi mando un bacio gigante, vi aspetto su Instagram e TikTok, sono sempre la donna qualunque, venite a trovarmi. Noi ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.